Ci troviamo con la dottoressa Cristina Bauchmann, che è una psicologa, psicoterapeuta, esperta di problemi dei disturbi specifici di apprendimento, anzi, in particolare esperta di diagnosi dei disturbi e anche di riabilitazione dei disturbi legati al neurosviluppo. Perché parliamo con la dottoressa Bachmann? Perché il Ministero ha diffuso i dati anche storici relativi alle diagnosi degli alunni, dei bambini, dei ragazzi con disturbi specifici di apprendimento ed è venuto fuori un dato di particolare interesse, cioè negli ultimi anni le diagnosi sono aumentate anche parecchio. Ecco, vediamo proprio i dati che, ecco, questa è una slide, insomma, un grafico ripreso proprio dalla pubblicazione del Ministero. Ecco, ce lo commenti, dottoressa? Sì, intanto ringrazio per questo invito, eh. E dunque, sì, la crescita dei disturbi di apprendimento, delle diagnosi depositate a scuola, perché di questo parliamo, no? Questi dati sono ripresi dalle comunicazioni che le scuole danno agli uffici scolastici e quindi al Ministero. Sono effettivamente in aumento e questo è un trend che vediamo già da alcuni anni. Qui in particolare in questa tabella viene suddiviso per i quattro DSA tutelati dalla legge 170 del 2010, quindi la dislessia quando riguarda la lettura, la decodifica, la disgrafia quando riguarda la realizzazione grafica nella scrittura, la disortografia quando riguarda il controllo ortografico nella scrittura e la discalculia se riguarda numeri e calcolo. Se noi guardiamo in numeri assoluti, quindi quante sono le certificazioni consegnate a scuola, è chiaro che sono numeri che colpiscono, ma vanno anche viste in relazione alla popolazione generale. Per capirci, la dislessia che qui viene indicata in 187.000 e rotte diagnosi sono su una popolazione di oltre 6 milioni, che sono la popolazione scolastica qui esaminata da questi dati, cioè dalla terza elementare fino alla quinta della secondaria di secondo grado. Dobbiamo ragionare in termini però di percentuali, tipo questi numeri di dislessia a quanto poi corrispondono? A una percentuale che è poco più del 3%. Mentre noi sappiamo che i disturbi dell'apprendimento prevediamo che siano intorno a un 5%. Se poi andiamo a vedere questi singoli disturbi e quindi le 87.000 diagnosi, per esempio, di disgrafia corrispondono a un 1,44% o le 101.000 diagnosi di disortografia a un 1,67% e la discalculia a 1,58%. Negli ultimi anni, in termini assoluti, sicuramente i numeri sono in aumento e questo lo vediamo, ma le percentuali ci indicano che sono ancora troppe le diagnosi non identificate, i ragazzini che hanno difficoltà a scuola e che ancora non accedono ai diritti che offre la legge 170. Quindi le percentuali ci aspettiamo che ancora aumentino nei prossimi anni. Ecco, ma senta, dottoressa, ma a suo parere però perché c'è questo aumento tendenziale delle diagnosi? Perché c'è una maggior accuratezza nel fare le diagnosi, cioè i centri che fanno le diagnosi sono diventati più bravi, diciamo così, a fare questo lavoro, oppure ci sono anche altre ragioni? Beh, dei motivi secondo me sono più di uno, cioè da una parte sicuramente una maggiore consapevolezza e anche sensibilità sul tema, quindi sì, i centri indubbiamente sviluppano sempre maggiori competenze e le linee guida e le indicazioni delle varie consensus conference in questo ci aiutano. È anche vero che anche lo spirito di osservazione degli insegnanti si è molto raffinato nel distinguere quelle che possono essere magari difficoltà transitorie da segnali e sintomi tipici di un vero e proprio disturbo, perché spesso il consiglio di fare un approfondimento diagnostico deriva proprio dalla scuola, nasce un po' dai dubbi e dai colloqui tra scuola, e famiglia. Quindi, da una parte, sicuramente sì, il sapere che certe difficoltà possono essere addebitabili a un disturbo e il sapere che con una diagnosi si accede, alla tutela da parte della legge con le misure dispensative e strumenti compensativi. Dall'altro, però, va anche detto che i disturbi dell'apprendimento sono determinati in qualche maniera geneticamente, cioè c'è un'origine Ecco, organica. sì, un attimo.
Che cosa vuol dire esattamente questo? Cioè, vuol dire che in realtà nasciamo già o dislessici o non dislessici? Diciamo che il funzionamento di certe aree cerebrali sì è predeterminato, ma un conto è la genetica, che quindi ci dà una specie di mappa su come svilupperemo certe nostre funzionalità, certe nostre abilità. Ma sappiamo anche che non è una condanna, cioè quando fu scoperto, no, il DNA era una grandissima scoperta. Ma dall'altra parte pensavamo di essere già programmati senza possibilità di scelta o di sviluppo ulteriori. In realtà, sia in positivo che in negativo, l'ambiente agisce, e quindi influisce sullo sviluppo del sistema nervoso centrale, non solo l'ambiente in senso educativo e quindi la famiglia, la scuola, ma l'ambiente in termini anche proprio di sostanze, cioè fin dal momento del concepimento il nostro sistema nervoso centrale può essere influenzato e quindi prendere traiettorie diverse di sviluppo a causa di ciò che mangiamo, a causa di ciò che respiriamo. Questo ormai lo sappiamo nella medicina, è cosa risaputa e sappiamo bene, no, che distingue, cioè perché a parità di DNA due soggetti identici poi si sviluppano diversamente. Quindi se da una parte c'è un che di negativo, e cioè che quindi possiamo peggiorare una predisposizione iniziale a sviluppare un disturbo dell'apprendimento, dall'altra parte c'è anche una predisposizione positiva su come questo disturbo si manifesterà, quindi l'espressività del disturbo. Bene, senta, c'è un altro dato interessante che emerge dalla pubblicazione del Ministero e riguarda la distribuzione delle diagnosi fra le diverse regioni, fra le diverse aree territoriali. Ecco, qui la vediamo ben rappresentata e vediamo che le percentuali sono più alte in alcune aree del territorio nazionale rispetto ad altre. Anche qui, secondo lei, si può dare una spiegazione? Beh, sono dati molto interessanti e che aprono veramente a tante riflessioni, perché innanzitutto non ci dovrebbe essere, no, questa differenza territoriale, perché la distribuzione del disturbo non dipende certo dalla zona in cui viviamo. E quindi ritorniamo un po' alla maggiore sensibilità o alle procedure diagnostiche, ma anche di accesso ai servizi. Sicuramente le regioni dove ci sono più servizi dove fare diagnosi in qualche maniera ne producono di più e questo potrebbe spiegare perché alcune regioni, ad esempio del nord Italia, effettivamente fanno più certificazioni. Bene, grazie. Senta, ancora una domanda, ma proprio il mese scorso, a ottobre, la legge 170 ha compiuto 10 anni. A suo parere, a distanza di 10 anni, questa legge avrebbe bisogno, diciamo così, di un tagliando, cioè avrebbe bisogno di essere un po' rivista, ritoccata, migliorata. Beh, sì, non perché sia una cattiva legge, perché ha avuto dei grandissimi vantaggi, no? Anche proprio nel cambiare un po' la cultura. Il fatto che ad oggi nessuno possa più dire che i DSA non esistono, gran merito ce l'ha questa legge. Eppure i DSA erano disturbi presenti nei nostri manuali diagnostici veramente da tanti anni. E quindi a livello di tutela dei diritti è stato un passo fondamentale. Che cosa manca nel frattempo? Noi abbiamo difficoltà con i ragazzi più grandi quando superano i 18 anni, sia per accesso ai servizi che passano dai servizi per l'infanzia a quelli per gli adulti, sia in ambito lavorativo, che è però un settore, un'area per la quale sta lavorando, ad esempio, l'Associazione Italiana Dislessia, per apportare appunto delle modifiche in termini di tutela dei diritti. Dall'altra parte, tutta l'area della previdenza sociale. Quando è nata la legge 170, l'intento era di differenziare il percorso scolastico da quello di altri tipi di disabilità che invece sono tutelati, no, dalla 104. Sulla previdenza sociale non ci siamo espressi in questa legge, ma di fatto non ci sono aiuti economici se non l'indennità di frequenza, per esempio, che è dedicata a quei minori che hanno difficoltà persistenti nello svolgimento delle attività quotidiane e categoria nella quale molti ragazzini con questa diagnosi rientrano. Ecco, se questo fosse definito per legge, si ridurrebbero quelle differenze territoriali nel
nel concedere questo tipo di diritti anche agli alunni con DSA o nell'indicare dei criteri un pochino più precisi. Più che un cambio di legge in ambito scolastico, forse ci vorrebbe un po' più di rispetto della legge, cioè il piano didattico personalizzato, che poi è il documento che dalle linee guida viene indicato come ormai obbligatorio, no? In caso di certificazione di DSA, ecco, quel documento è diventato quasi un atto burocratico in tanti casi. Grazie dottoressa per questa bella chiacchierata, credo che lei ci abbia dato Grazie. elementi di riflessione molto interessanti. Grazie davvero. Grazie mille.